Il Movimento 5 Stelle ha presentato al Teatro Nuovo in via Monte Calvario i propri candidati al Parlamento europeo per la circoscrizione Italia meridionale in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio. All'evento ai quartieri spagnoli hanno partecipato, oltre ai candidati, il sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano e le consigliere regionali pentastellate Valeria Ciarambino e Maria Muscarà. Al termine della presentazione, candidati e portavoce hanno attraversato i vicoli del centro storico per illustrare ai cittadini i punti principali del programma per l'Europa. Le mie priorità sono sicuramente rivolte ai giovani e alla possibilità di garantire a loro un diritto che ritengo sia fondamentale e ormai urgente per il nostro Sud, garantire il diritto a restare nella propria terra. Dobbiamo fare tanto, ma sono certa che potremo intraprendere insieme questa battaglia per ridare dignità ai nostri giovani e dare la possibilità di rimanere e non fuggire e sicuramente anche la possibilità di creare tutte quelle condizioni favorevoli perché appunto il lavoro dia loro una chance in più nella loro terra. In bicicletta la presentazione a Napoli è un po' una risposta anche a chi ancora oggi pensa di poter dire che gli italiani e soprattutto i meridionali non hanno voglia di lavorare. E quando ho sentito dire questa cosa mi è venuto subito in mente che in realtà noi siamo abituati a pedalare duro dal primo giorno in cui veniamo al mondo. E la parte per arrivare ad Ariano Irpino, cioè, è una tragedia, è stata veramente. Però Ariano Irpino, poi sono andato lì, ho conosciuto anche dei giovani, tra l'altro ne ho parlato anche sulla mia pagina Facebook, perché poi sono belli. Quando conosci i ragazzi del sud hanno sempre voglia, tanta voglia di lavorare, nonostante magari abbiano mille competenze, quindi mi ha fatto molto piacere.